signora. Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao, signora. Come va? Ecco. Ciao, Duilio. Ho portato le fragole, guarda. Vedi che poi glielo diamo. Che bella. Hai fatto anche le stelline. Non sono stelline, sono i puntini per la I. Le I di un artista. Flora, tesoro, non c'hai niente da fare di là in sala, eh? Sei brava, va. Non ti puoi venire qui dentro con la moto, te! Figlio di... Vai via! Sta per piovere, Farino! Fuori non la posso lasciare! Sì, questa te la sfascio tutto il tuo triciclo, ti faccio trovare a pezzettini nel cassonetto! È una cucina questa qua! Non è un garage! Ma dati il permesso alla padrona! E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Non avrò paura se non sarò bella. Ti piacciono? Che? Le scarpe. Ah, rosse. Sì, sì, rosse. Buonasera, maestro. Per essere felici non basta sognare di essere re. Bisogna anche incontrare qualche regina. Le sembra gentile far arrossire una signora della mia età? Se lei avesse 30 anni di più. Prego, si accomodi. Il suo tavolo è pronto. Grazie. Ecco, no, no, facciamo bene. Bene. Buonasera. Fatti sì, è prenotato. È quello, ciao, grazie. Oh, se permettete faccio io i ricorsi, eh? Signore da capodavolo, giustamente, il signore a fianco a me, prego, signore accomodato. Buonasera Adriano, come sta? Vi ho messo qui. Prego. Antipasti. Carpaccio di spigola. Buonasera, maestro. Buonasera. Le porto il solito riso in bianco. Lasciami almeno il piacere di tenere la fantasia allenata. Trota affumicata, volo van. Senza di, bravi. Involtini di presaola ai quattro formaggi. Beh, però. Riso in bianco. Volo. Bella tavola, complimenti. Eccoci. Grazie. Ti piace? No. Al telefono mi ha detto che mi volevi parlare. Allora, scricciolino mio, non vedevo l'ora di vederti, sai. Al convitto tutto bene, sì. Sì, sì, tutto bene. Hai deciso che facoltà prendere? È una scelta importante, sai. Lingua non ti piace, eh? Beh, con le lingue potresti andare veramente dove vuoi. Che ci ha fatto furto sta bottiglia? Il corso in Scozia con Adalberto, guarda, certe figure non capivamo una parola. Che risate. Invece quest'anno devo dire a Ibiza con lo spagnolo molto meglio.
Allora? Forse non hai deciso? No. Porca. Ce l'ho fatta. È che ho paura non ti farà molto piacere. Perché, scusa, se fa piacere a te? Prego, signorina. Oh, grazie. I signori vogliono scegliere anche per dopo. Qui stanno leggendo. Bistecca insalata, scolorita. E quella mia moglie sta a dieta da quando eravamo fidanzati. Presidente Giovanni Leone. Ah, questa non l'aveva detta. E la signora? Non avete prodotti macrobiotici? San miglio, carapuccia, ossi da seppia. Una minestra di farro andrebbe bene, signore. Può essere un cognac? Due. Foto? Porca miseria. Venga, vai. Signorino. Benissimo. Dopo me la fa vedere. Eccole. Ketchup. Ketchup in Giusea. Dica. Ketchup in Giusea. Ketchup, subito. No. Signore, ketchup. Mi sarei infermato per quei tovagliati tunisini. Il magazzino è dietro a Piazza Vittorio. Quando vuole ce l'accompagno. D'accordo, sì. Si ricordi che alla mia moto gli ha promesso un giro? La sua moto si sbaglia, non le ha promesso niente. Che stai a fare? Ketchup per i giapponesi. Sulla carbonara il ketchup penceva, Dio che c'abbia. Diomede, il cliente ha sempre ragione. Pronto? Ah sì? Sì, per due? L'aspettiamo. Ecco il riso. Il cibo più mangiato nel mondo. Non era la pasta? Italiano. Riso. Volete già ordinare? No. Puoi mettere 4 bottiglie di champagne in frigo, prego? Buonasera, signorina. Desidera ordinare qualcosa? No, grazie, aspetto qualcuno. Non sono sola. Non mi meraviglia affatto. Se ha bisogno di me, sono in zona. Buonasera. Prego, non ha prenotato, vero? Buonasera. Ma non fa niente, se mai torno. No, no, non la mando via. È solo o aspetta qualcuno? No, no, cioè sì, sono solo. Venga, troviamo una soluzione. Bene, questo tavolo sì. È già prenotato, quest'altro anche. Mi aspetti qui. Intanto si tolga il cappotto, provvedo subito. Ecco qua. Permette, maestro. Mi dispiace, è un po' piccolo, ma vedrà che si troverà bene. Allora. Ciao, Alessandra. Madonna, vedere la foto? Foto? Che porca. Sono venuto benino. Bravo. Ti trovo bene, sei cresciuta. D'età, sì. E io di peso, guarda qua. Ma se non lo è, dobbiamo essere preparati. Vediamo sempre. Io non lascio per essere desiderati. E tua moglie sta bene? Dobbiamo decidere insieme se tenercela. Bene, sì, grazie. Ma non so quello che vuoi fare. Maestro, per dopo solito brasato. No, oggi avrei una frittatina di verdura. Anche un po' di purea. Mezza porzione, abbondante. E se intanto voleste dare un'occhiata. Che? Ah, poesia. Sera, maestro. Ehi, ciao Arturo, come stai? Bene, bene. Bene, bene. Un bel eufemismo. Scusi? No, no, parlavo da solo. Comunque, Arturo è stato molto male. Poi si è ripreso, però è rimasto, direi, in uno stato di convalescenza cronica, sì, fra il lusco e il rinco. Però si è ripreso. Dunque non è un cliente, ma il proprietario di questo ristorante, oltre che marito della bella signora Flora. E adesso non mi faccia altre domande. Come stai? Oggi meglio. E qua?
Come vanno le cose? Al solito. Arturo, buonasera. Sera. Però se tu ti facessi vedere un po' più spesso, come si dice, l'occhio del padrone? Se flora, basta e avanza. Volte portare la soglioletta, eh? Eppure l'acqua. Eppure l'acqua. Guardate qui, la gioiosa macchina di guerra. Chiedo scusa. Mi scusasse? Se figurati. Lolla. Rino. Angelo mio. Allora adesso si può ordinare? Sì. Inizierei con un discorso di affettato misto. Sono vegetariana. Anche. Alla signorina ci penso io. E anche a lei. Donna! Vinicio. Oh. Donna. Ti trovo un fiore. Perché questo terzo incomodo? Credevo un tetto a tetto a due. Siamo qui per un chiarimento. Stasera dobbiamo fare chiarezza, eh? E chiarimento sia. Tra me e lei c'è sempre un legame a livello passione, capito? È inutile nascondersi dietro un dito. Lolla, vedo che tu non replichi. Ma pare di capire che quando mi sono assentato per recarmi a trovare le mie madrine all'istituto, tu mi hai tradito con costui. Non lo so, non lo so, non so più niente. I miei comportamenti sono lo specchio delle mie contraddizioni. Ma con il cuore non ti ho mai tradito. Ma con tutto il resto. Volgarità no, prego. Da quando porti gli occhiali? Da parecchio. L'anno scorso non li portavi. Li portavo. E tu mi chiedessi da quanto porti gli occhiali? Che dici? Ordiniamo o aspettiamo Francesco? Come vuoi. Scusi. Ha già scelto qualche cosa, signora? È mia figlia. È molto bella, complimenti. Fettuccina ai funghi per me. E lei? Bresaola rughetta. Non condita, la condisce lei, grazie. Grazie. Perché questi mica l'hanno preso le manganellate dalla polizia di Cepa. Nel 60 c'eravate in piazza, a Genova, eh? Per cacciare il governo Tambroni, ce l'avate, no? Vedi, tutti zitti. Allora, viaggio a quei calamari? Ah, ragazzi, di là dicono di fare complimenti allo chef per la squisita acqua minerale. Per le cose che ha su... Oh, ragazzi, per l'acqua minerale. Un imbecille. Sì, c'è il caldo, il vino. Mia figlia, la mia genere, se ne frega. Le mando subito un cameriere. Grazie. E chi è che deve scopassarsi quattro nipotini? Le due nonne. Questa è Veronica, Pippo, Lucia e Felicino. È proprio vero quel detto, se sapevo com'erano i nipotini l'avrei fatti prima dei figli. E il tuo pane celeste, puoi imbandire la tavola del misero? Rispondi, ti ascolto. Rispondo, che dico? No, è una pausa vuota. Te l'ho già spiegato, il personaggio dice parla, ma l'altro non parla, capito? Perché è un testo straordinario, di uno scrittore sommo, il più sommo di tutti che io ho adattato per il teatro. È un'accusa dura, spietata al cristianesimo, una bomba, Menghi. Cagliardo, ma quanto cazzo bevi? Baccalà qua, che è salato. Se tra una madre e una figlia non c'è dialogo, è finita. Ah. Sì, io devo, ti devo parlare di una cosa, un progetto. Un progetto? Dai, c'è un ragazzo. Com'è, com'è? Carino, simpatico, è alto. Vabbè, dai, mica parlerete in matrimonio, no? No, ma nessun matrimonio, ma non c'è nessun ragazzo, né alto né basso. Proprio niente di niente. Dopo niente eccomi di niente? Arrivo. Ma, allora che mi dici? Consumè di pollo? Per me, grazie. Ecco, benissimo. E trippa alla signorina. Oh, grazie. Ho una fame. Meglio così, buon appetito. Ci si vede dopo. La
la trippa. Questa proprio me la sognavo. Sabrina, che vuol dire niente di niente? Guarda che tempo passa, Sabrina. Poi ti ritrovi così d'emblema una vecchia bacucca. Guardami negli occhi. Non te l'ho mai chiesto, ma... Ma tu sei vergine? 9:30, terza sessione. Io voglio sapere. Mamma, me lo chiedi da quando avevo 13 anni. Ne hai 19 e ancora non hai fatto l'amore. Ma l'amore e il sesso sono un diritto. Anzi, sono proprio un dovere verso noi stessi. Di che non te l'ho mai detto? Sì, me l'hai detto. Ah. Allora, scusa, che aspetti? Di avere 80 anni e le cosce mosce? Però, bisogna... Mamma, ti fai sentire da tutti. Sotto sotto nel generale c'è una spinta nuova. Ma che ho detto di male, scusa? Ma tu poi mi devi spiegare perché sei di sinistra. Io ti giuro non l'ho ancora capito. Ma destra e sinistra sono gabbie mentali. Su questo sono d'accordo. Oh. Ognuno deve essere libero di pensare con la propria testa. Anch'io mi batto per una più giusta distribuzione, non dico delle ricchezze perché quelle già sono belle che distribuite, ma dei diritti sì. D'accordissimo, il diritto del cittadino deve essere garantito. Pure il diritto di assumere lavoranti in nero, eh? Dobbiamo ridere, è una cosa spiritosa che hai detto, perché al negozio tu è tutto normale, tutto a posto. Quante svendite stagionali hai fatto quest'anno? 12? Allora ti informo che le stagioni sono 4, hai capito? Non mi fate ridere, mi è piaciuto, su. Pronto? Oh, ciao Giovanna. Siamo fuori cena, sì. No, no, dimmi. No, domani vado a meditazione. Devo andare in bagno, ho bevuto tanta acqua. E tu bevi meno, no? No, 3 litri ne devo bere. Una cura anticellulite. Sabrina, hai visto questi due qui dietro e tutta la sera che ci guardano? Certo che ci guardano. Dopo mi dici, eh? Lo vedremo al consiglio d'amministrazione che otterrà la presidenza. Siete a posto, rinfresco pure. No, basta così. Sì, sì, domattina alle 7. Però non li ho ancora. Cretino. È di questo che ti volevo parlare, Gigi. Ah, a proposito, sai che l'avvocato Flamini Minuto ha accettato di farci a testimone? Gigi, io forse non ti sposo. No, scusa, che hai detto? Prima devo sapere. Se si tratta solo di un ritardo, ci sposiamo. Se sono incinta, no. Scusa, semmai dovrebbe essere il contrario. Non capisco. Se non capisci vuol dire che la pensi come i tuoi, come i miei. Io non mi voglio sposare per riparare, per metterci una pezza, per dare un padre alla creatura. Se ci sposiamo è per amore, no? Su questo non ci debbono essere dubbi. Se c'è un figlio ci sposiamo tra un anno, tra 2 anni. Per amore. Una vita. Dici che adesso la direttrice è lei? E che il mio ruolo di consulente volontaria è pleonastico. Sono un ambiguo. Guarda, ha detto proprio così, sai, con quella bocca con un filo di rossetto sopra, proprio come la signora che è uscita adesso. La verità è che è gelosa marcia del rapporto che ho con i piccoli, e che lei non è ancora riuscita a stabilire. Buonasera. Buonasera, ho telefonato di Fonzi. Ah, sì, la riconosco, professore. Mi seguono. Il loro tavolo è pronto. Chiamati. Saggi dei forti. E perciò, stimando troppo l'uomo, tu perdesti la pietà per lui. A noi invece sono cari soprattutto i deboli. Ci ama e ci riesco. La lista dei vini preferiti. Sì, sono tutti carini. Giulia, quanto ti voglio. Ti voglio, ti voglio, ti voglio, tesoro, ti voglio 1 miliardo di miliardi di volte. Sei bellissima, mi piace tutto di te, tutto. Tutto. E sai specialmente che cosa? Lo sai? No, lo lascio per te. Sì, che lo sai. Le tue giarrettiere. La prima volta nel tuo studio mi sei piaciuto subito in mutande giarrettiere. Dai Giulio, fammele vedere. Sì, sì, fammele vedere, fammele vedere. Guarda che... Per favore. Oh.
prima nutri me e la mia famiglia, poi accetterò il pane celeste. E tu cosa risponderai? Perché taci? Parla, ti ascolto. Parla dunque. Parlo? Ma no. Cazzarola, te l'ho spiegato. Tu devi ascoltare soltanto e stare zitto. Hai capito? Oh. Devo sapere. Dico a te. No, aspetta un secondo. Hai capito? Bravo. Io dico rispondi, tu rispondi. Ecco. La verità è che tu ami soltanto coloro che ti fanno lode. Il tuo amore non è infinito, è un privilegio che riservi solo a chi ti ama. Negalo, se puoi. Non è così? Parla. Per tutti gli elementi del creato. Rispondi. Rispondo. Vaffanculo, va. No, lei non doveva rispondere. Lei si faccia i cazzi suoi. Mi scusi che conosco il testo. Vado tutti i mercoledì a teatro, qui è il giorno di chiusura. E ho visto all'Argentina i fratelli Karamazov di Roncone. Sì, ma la mia è una precedente idea dell'85. Noi due faremo una cosa diversa, via la vedo. Sto aspettando l'insalata, il signor Carciofi. Buono. Simpatico. Molto. Senti, veramente, per telefono tu mi avevi parlato di una pièce a due, di un dialogo, e invece io qua quando... Ma a me è possibile che non conosci il grande inquisitore, nei fratelli Karamazov. Non vado a vedere Roncone. C'entra Roncone? Dostoevsky, l'hai mai letto? Non tutto. Ivan, legge al fratello Alyosha un racconto che ha scritto su un giudice della Santa Inquisizione. Com'è? Non basta amore, occorre ragione. L'amore ti ha fatto tornare qui dopo 1500 anni. La ragione mi impone di mandarti di nuovo a morte. Tu lo sai? Sì, tu lo sai perché sai ogni cosa. Sei tornato sapendo che eri votato a un secondo sacrificio. È vero? Parla dunque. Parla! Rispondi! Parla! Guarda che se parli ti do un cazzotto in testa, eh? Lontano sospetto di tappo. Del 94, eh? Sì, 94. Pessima annata, infatti. Vuole che gliela cambi? No. L'arabo o l'ebreo? Non lo so. Nemmeno io. Ma non me ne può fregare di più. Grazie. Allora, maestro, come va? È un casino. Tu stai ancora alle rime. Specchiati nell'acqua che solca il vapore, il che è sto vapore? Era per la rima con amore, no, niente rima. Mm. Nel vento leggero di un sogno d'amore, senti come bolso, come banà, bolso, bolso. Scorgiamo tremanti un sogno fumante, vabbè, qui siamo al turpino che addirittura, no? Sotto il cielo che accoglie le nostre sembianze, no? Dio, so, accennato, specchiati nell'acqua di un sogno d'amore scorgiamo tremanti le nostre sembianze, che non è in granché, è sempre bolso, però è già un po' più umano. Tiè. Grazie maestro. Prego, prego. L'avevo buttata giù così in metropolitana. Ecco, meglio che vai a piedi. Grazie maestro. Sviluppa l'anima, l'anima. Cosa te l'ha detto? Poeta di nessun futuro, però caproscione, insiste. È pronta la frittata di verdure per il maestro. Ce l'hai nella lista, allora gliela fai te la frittata di verdure al maestro dei miei coglioni, chiaro? Un poco sale, chef, che il maestro ha la pressione alta. Poverino, non ce la faccio più io. Non ce la faccio più, ragazzi, Duilio si licenzia così su due piedi, Diomede mi licenzia, me ne vado. Duilio e lui, domani se andiamo a cercare un altro posto insieme. Ma che fai? Il famoso sartù di riso all'ominio. Ma no, no, ci provavo. Senti, io la posso consigliare a qualche cliente un po' raffinato. Va bene, se vuoi te. Grazie. È che qui ti fanno cascare le braccia, i clienti ti ordinano le bistecchine, il personale non sa fare niente, non ti sa fare un battuto, un tritato, un fumetto, non lo so, un fondo di cottura. Non c'è preparazione. Non c'è preparazione perché? Perché non c'è passione. Ecco perché. Perché prima di essere camerieri bisogna essere uomini, se no si rimane mezzi chef, vale a dire mezzi uomini, mezzi cittadini. La mia vita è un bivio. Vivere così è come veder vivere un'altra al posto mio. Una vita da straniera e... Aldo! No, Aldo! Serata accorsata. Non ho il piacere. E chi sarebbe costui?
È uno scemo padano che gli stava dietro. Dove mi siedo? Ma scusa, non si era parlato del video? Ho pensato giusto ieri anche con lui. Ma fate schifo. Oh, e leva lì sto materasso qui, no? Lei non ci c'entra. E questo catamarano di piedi. Finisce, il piede era mio. I voti crollo. Ho conosciuto Lola 3 mesi fa, in via del corso, di fronte a Babylon City. Sento che non me ne frega nulla. È la prima volta che mi trovo in sintonia con lei. Lei piangeva davanti alla vetrina, poi è entrata per comprarsi una camicetta, quella gialla e verde, ti ricordi, Lola? Se non incontravo te, passerotto, chissà che sproposito avrei fatto. Ti compravi un'altra camicetta gialla. Oh, e allora? Mi offrì un magnum. E poi mi riaccompagnò a casa col 75 barrato. E quando rientrai alla Cicchignola fui punito per ritardato rientro. 300 che non me ne frega nulla neanche questa volta. Consegnato in caserma, ti scrissi una lettera. Un momentissimo. Giro per l'Italia che vogliamo. Me l'ha recapitato quel tuo commilitone leccese, ti ricordi? Che mi ha confessato tutto di te, di lui. Leggemmo insieme la tua lettera. E io piansi. Lui era un giovane pieno d'allegria. E mi tirò su. Ma poi non l'ho più visto. Ha finito il car e l'hanno trasferito a Bergamo. Se no stasera veniva anche lui. Ciao, zio. Ciao. Ma la zia dov'è? Ciao, zia. Ciao. Zia, siamo in 9, c'è pure Soffer. Ciao, perché? È un cartone animato. Ma che, zia? Soffer è un figo pazzesco, non ci si crede quanto è bello. Ma non si chiamava Lorenzo quello che ti piaceva? Zia, Lorenzo risale un secolo fa. E Chopper quale sarebbe? No, ancora non c'è. Appena arriva ti faccio un segno così. Beh, vi ho messo lì nella veranda, così state più tranquilli. Grazie, zia, ti voglio troppo bene. Oh, quanto puzzi di fumo. Non è che esageri, piccoletta? Non preoccupi, una e ce la passiamo tutti quanti. Oddio, zia, stanno arrivando, devo andare. Ciao. Strano, ancora non si vede nessuno. Che mica tanto è strano. A quest'ora c'è traffico. E dopo questa scamorza di ferro, nulla fu più come prima. Grazie. Si potrebbero mettere albanesi, curdi, copti, marocchini e compagnie scure. Tutti belli confinati. E poi dico, ve lo dice uno che ha grande simpatia per gli extracomunitari. Mirella, dillo quello. Mirella. Ah, come no. I due nostri commessi in Filippine ci fanno anche un po' di pulizia in casa. Ah, bravo, bravo. Grazie. Guarda qua. Che è? Vabbè. Questa che è il padre, è il piramide dell'Africa. Veramente è il Colosseo. E come sta? Come deve stare? Abbastanza bene. Da quando ho lasciato la comunità l'avrò visto se no 3-4 volte. Anche con te ogni quanto ci vediamo. Certo, non ti posso mica obbligare. E quando mai ci hai obbligato a fare qualcosa tu? Se dobbiamo ricominciare con i soliti discorsi è meglio che chiudiamo il conto e ce ne andiamo. Se lasciamo perdere. Vabbè. È impresso un quadro. Guardi questo. È fatto oggi. No, non lasciamo perdere proprio per niente. Ridacchi, che ridacchi? Se viviamo da estranei è colpa mia? L'ho deciso io? No, sta tranquillo, nessuno se l'aspetta. Anche da piccoli, chi decideva per noi? Mamma finché c'è stata, e dopo Tatapina. A te non toccava mai. Ero sempre in giro ad ammazzarmi di lavoro. Per voi. Non mi ho fatto mai mancare niente, mi pare. No, anzi. Volevamo una cosa, eccola. Ne volevamo un'altra, accomodatevi. Viaggiate, andate in India, fumate, scopate. Basta che non rompete coglioni. Non capisco. Non capisce. Salve. Ciao. Mi hai mai dato torto una volta? Mi hai mai detto no? Mi hai mai dato uno schiaffo? E se te ne do uno adesso, qui? Te lo ridò, qui. Non sapevo che... Chiedi il conto, è meglio. Il signori hanno terminato? Per me è un fritto misto. Sì, all'italiana, cervello. Sì, sì, sì. Tu? Forse un'ombrina al vapore andrebbe bene? Mi ha letto nel pensiero, grazie. Ottima scelta. Anche loro conoscono i tormenti, l'amore. Solo che lui è più vecchio di te. E non è bello come a te. Virtù della libertà e vanità. Ieri ho detto tutto a Luca. Eh? Come? Ho fatto male a dirgli di noi due? No, ma
Certo, hai fatto benissimo, anzi. Benissimo. Lo sapevo che avresti approvato. Ti conosco bene, amore mio. Cosa gli hai detto esattamente? Ma la verità. Gli ho detto che tra me e lui è finita. Gli ho detto che... che da un anno a questa parte io e il mio professore ci amiamo. E che la nostra storia non è... non è una storia d'amore qualunque, ma una storia ideale ed eterna, come la definisti tu quel pomeriggio nel tuo studio. Ah, sì. Era il titolo della tua tesi su Gian Battista Vico. Professore? Sì. Beh, io ho parlato con Luca. Tu hai parlato con tua moglie? Di che? Le hai detto quello che intendi fare? Cioè... no, no, ancora. Che ti vuoi dividere da lei? Sai, tra l'altro in questi giorni è il suo compleanno. Giulio, sicuro che non le hai ancora detto niente? No, sinceramente no. Bene, non devi dirle nulla. Non devo? No, no, meglio di no. Sono io che devo parlarle. No, questo non sarebbe giusto. Le ho scritto una lettera ieri notte. Dopo aver detto addio al povero Luca. Ce l'ho qui, non l'ho ancora spedita. Te la leggo. Dice, gliela leggi? Sì, gliela leggo. Vabbè. Signora, io la conosco attraverso l'uomo che ha vissuto accanto a lei per 40 anni. Adesso io le chiedo, non ritiene che sarebbe legittimo considerare questi 40 anni una fortuna eccessiva? Non è stato forse un abuso di felicità da parte sua al quale sarebbe equo, morale, democratico dire basta? Per lei Giulio è soltanto suo marito, per me non è soltanto il mio professore di filosofia. Giulio, cara signora, per me è colui che prima mi ha smontato e poi mi ha ricostruito con una purissima materia prima, l'idealismo etico. Io, signora, amo suo marito e ho rinunciato a tutto per lui. Tutti e ciascuno hanno diritto alla felicità. Lo ha scritto Jefferson nella Costituzione americana. E lei, signora, la sua... Ma chi sei, mia nonna? La gelatina è un sentimento, sono da morire. Ma a me chi me lo dice? E poi se permetti io potrei scostare così, la sua con me stessa. Pensa che palle. Coglione! Basta! Non dico, ma che tanta gli ha detto qui, il cane da mossi? Senti, chi fare? Che fare che sei la gremio? Io sono zio che la fanno davvero, due volte al mese. Però non ha perso neanche un capello. Quello è Piero, l'uomo di mia madre. C'ha un pneuma, non so che, al polmone. E dai, e che è l'uomo Michelin? Sabato scorso anche mio padre si è dato ammollato moglie e quattro figli, tra cui la sottoscritta. Hai capito l'ingegnere? Zitto, zitto. E quell'altro a me? Una bella topa, eh? Aia! Ma che topa? È proprio una cozza, 100 volte meglio mia madre. Come te, eh? È fermo, che sono vecchio fresco. Flora, che fai, fumi? No, 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 così. La spengo. Non avrò paura se non sarà bella come dici tu. Per dopo? Io pappardelle. Prima le signorine, scusi, eh. Oh, grazie. Una minestra di verdure, senza sedano. E il sedano c'è, perché a Roma ce lo mettono da tutte le parti. Ah, e allora cosa mi consiglia? Di venire in Toscana da noi, dove non ce lo mettiamo. Niente primo. Allora gli faccio fare un fritto misto leggerissimo apposta per lei dallo chef. Fiori, soprattutto fiori. E anche una farfalla. Vada per il misto. Vado? Ma è un tantino stronzo lui? Correggetemi se sbaglio. Ma che sciocchi. Ma li avete mai fatti voi 5.000 coperti? Dico 5.000 al Festival dell'Unità. Cosa avete fatto voi? Voi non avete fatto niente. Niente. Voi non avete memoria storica. Voi del 53, del 78, dell'84 e dell'89
Vi ricordate soltanto chi ha vinto al Festival di Sanremo? Anna Ox e Fausto Leali. Ecco, bravo, visto che questo lo sai. Lo so sì questo. Allora mi fai pena, mio caro. Ma invece non fa pena, non hai mai saputo pulire o sprechi. Ah, Flora, scusa, mi sono scordato le patate del culo della. Scusa, grazie. Ma la smetti? Io credo che tu debba fare qualche cosa, eh. Ma perché mi vedi così male? Sto giù, eh? No, non è quello, tu stai bene. È quel cameriere lì, il toscano. Ah, Giuliano? Perché che ha fatto? Che quello fa quello che gli pare. Non dà retta a nessuno, fa un cazzachef e poi non ce l'ho l'altro esigenza. Non sta mai al posto suo, guarda. Manca niente a parte i soldi? Sta simpatico alla gente. E a Flora, anche se ne approfitta. Io comunque devo dire, adesso tu fa come ti pare. Che dovrei fare secondo te? Boh, lo licenzio? Perché quando lavoro è allegro. Beh, non so, dire qualche cosa, fai un discorso, parlici, no? Parlici te? Io? E a che titolo? Sei tu il padrone? Sei tu il marito? Io sono come il due de coppe, come sto la bastone. Voglio dire. Non ti vedo, ma come ti sono io? Si prevedono occasioni fortunate, nella serata si annuncia un incontro decisivo. Nove lingue, un programma di un'ora, presentato e approvato. Forse si tratta solo di un ritardo, ma se è una gravidanza... Gigio, stasera io voglio sapere quello che vuoi. Voglio sapere quello che pensi tu. Io forse già lo so quello che voglio. Perché se la tua idea è come la mia, bene. Se è diversa dalla mia, io deciderò. Oddio, scusami, Olga, scusa, no, sì, va bene, non preoccuparti. Scusami. Idealismo, progresso umano, valori dello spirito, unità del bene sono i fondamenti sui quali Giulio ha informato la sua condotta di studioso, di docente e di uomo. E lei, signora, la sua orazione di felicità l'ha già avuta. Ora tocca a me, e badi bene, non soltanto per il diritto che spetta a una giovane donna come me di ricevere quei doni della vita che le altre donne hanno già avuto, ma anche per il comune diritto a un'equa distribuzione di felicità e di dolori. Ancora qui te. Il diritto alla nostalgia del futuro, come la chiama Vittorio Poe nelle sue lettere della giovinezza. E come ne sa, non spero. Ci conosciamo, signoro gente, mesmerista fluido. Basta, non si può. Ti avevo avvertito, qui è tutto un diavolo. Un poco di tolleranza, prego. È il mio lavoro. Fuori. Voi avete il vostro, io il mio. E il mio lavoro è quello di buttarti fuori. Lasciate perlomeno ritirare le mie carte di visita. Fuori o ti strocco. Giuliano! Sì. Maestro. Prego. Merci. A vostra completa disposizione. Mastro Adam, mago italo-francese in Roma, chiaroveggente, mesmerista, psicofluidico, grafologo. Rovesci di fortuna, affari, salute, amore, compenso ad esito raggiunto. Voilà! Posso chiedervi di scrivere sul retro di questo biglietto una frase, una parola? Così, d'amblè, la prima che vi salta. Aiuto. Verticalizzazione di consonanti, creazione della T, punto esclamativo piccolo e incerto. Donc, personalità insicura con prevalente desiderio di soccorso da parte altrui. Acuta diagnosi. Posso offrire qualcosa? Senza complimenti. 21 e 48. Ma sì, va. Cameriere. Vada per qualcosina da grignotè. Ma per sgranocchiare. Allora? Che cosa avete di buono? Lì c'è il menù. Io ho preso riso in brodo, non male. Ah, buono, ma non per il mio povero stomaco. Io prendo linguine e gamberi. E per dopo... E dopo me lo dice dopo? Ve lo dico adesso. Allora, forza. Dopo non vogliamo essere disturbati. Fritto di paranza e vino rosso. Pesce fritto chiama rosso. Beh, non è proprio scientifico, però certo. Non vogliamo essere disturbati. Perché non ci raggiungi? Siamo appena al secondo. Ah, io movimento. Ah, allora ubi maggior. Peccato, perché non sai quello che ti perdi, eh? Ti perdi la scollatura di mia moglie, modestamente. Pollo ti andrebbe? O bistecca? Si dice bistecca o bistecca? Mamma, quest'anno restano pieve. Ma resti come?
Prima ci dovevi fare soltanto le medie. Poi hai voluto farci anche il liceo. Ora ci vuoi passare anche l'estate? No, mamma, resto proprio lì. Signora? Mi scusi l'ardire, ma deve assolutamente dirmi dove ha comprato quella meraviglia di scarpe. Le dispiace? No, perché? Le scrivo subito l'indirizzo. Oh, grazie, così domattina sto lì alle 9. Grazie tante, Si immagini. Dicevi, tesoro? Resto alla Pieve per 3 anni come novizia. No. No, però di scarpe rosse ne ho già 2 paia. Come che? Capito male? No, non è vero, vero? È come quando eri bambina che ti nascondevi per farmi paura. Scusa, ma dimmi almeno un perché. Mamma, non c'è un perché. Sì, invece, ce ne sono tanti. Perché ti vuoi rinchiudere? Perché ti vuoi murare viva? Perché ti vuoi fare... Ecco, vedi, non riesco neanche a dirlo. Ma scusa, una persona non è... Non è che così all'improvviso si sente dire mamma mi faccio monaca. Ti ho detto novizia. Devo fare prima 3 anni di noviziato. Oh, Madonna. Per ora non si sa. Potrebbe essere solo un ritardo di qualche giorno. Vedremo le analisi. Ma anche se è una gravidanza e noi due non ci sposiamo, io non lo so. Per andare a vivere insieme dobbiamo tenercela la casa. Con il lavoro che hai tu, con il lavoro che ho io, abbiamo visto che possiamo farcela. Ma la cosa più importante, Gigi, è che io questa sera voglio sapere che cosa ne pensi. Perché è una decisione importante, la dobbiamo prendere insieme. Che dici, Gigi? Vado un attimo al bagno. Torno subito. Ci obbediscono perché sono capaci di dipendere da loro stessi. Emily, questi sono testi. Guardavi, Che cosa guardavi, Ti piace guardare le signore in trattoria, vero? È bravo. No, signora, io non... Mi hai seguito subito. Te ne sei fregato della donna che sta con te al tavolo, vero? No, è che sono venuto al bagno. Ah, sì, è quello delle donne. E che cosa volevi? Volevi questo? Oppure questo? Oppure questo? Ma perché ci avete questo affaretto in mezzo alle gambe, Ma per questo che vi sentite così superiori? Di che è mio? È suo! Ma tienitelo, non so che farmene. E io? Il tuo amore corrompe il tuo gregge, il mio potere lo sa. Riesci ad afferrare l'attualità del messaggio di questo inquisitore? Solleveremo un vespaio dalla donna, Mengi. È un'accusa dura, spietata, Cristo. Ogni replica compie un lunedì di 80.000 sera di più non posso. Tu mi avevi parlato di una pièce a due. Ma non è già il caso. Tu fai Gesù Cristo. Io poi lo dico pure per lui, di Gesù. Che figura ci fa? All'eloquenza del silenzio. Risponde tacendo. Che altro avrebbe dovuto dire, oltre quello che ha detto 2000 anni fa? Lui torna sulla terra. Gigio, ma che sei andato a piangere in bagno per quello che ti ho detto? La folla è incuriosita da quello straniero che parla ai bambini. Sei troppo sensibile. E questo mi basta. Ce l'andiamo? Ho già pagato. Sulla piazza, in quel momento, passa la carrozza del grande inquisitore. Andiamo da me. I miei sono fuori. Stanotte abbiamo la casa tutta per noi. Sei contento, amore? E manda il suo guardia ad arrestarlo. Telefono. Mi fa le poste al supermercato. Quando vado ai giardinetti con un imbarazzo che non vi dico. E poi sono pure amica della mamma. Ma le posso dire che il suo figliolo a 15 anni si è preso la scuffia per una vecchia? E lo fa condannare di nuovo, ma non alla crocifissione, al robo. Domani sarà la stessa folla che tu ami ad attizzare il tuo logo. E lui zitto. Sì, questa è la grande intuizione drammaturgica. Non mi sembra tanto grande, scusa. Si mette in scena un Cristo che non sa mettere nemmeno 2 parole in croce. Mojo. Pumf. Sentito? Tonfo delle mie palle per terra. Ma secondo te? Problemi di lavoro? No, quelli non tanto, anzi.
Ho un piccolo posto fisso, contometrista nell'amministrazione dei mercati generali. Il mio valore di mercato è bassino, 1,7 al mese. È indubbio. È indubbio. Hai soggetti con personalità limitata, diciamo al 50%. Posticino non manca mai, sapete perché? Perché oggigiorno coloro che vogliono comandare sono molto, ma molto più numerosi di coloro che sono disposti a obbedire. Ma è straordinario. Ecco la spiegazione. Narciso non va a mezzo servizio. Qua, lapidario. Altro che Narciso. Io non mi piaccio per niente. Le confesserò di più. Li vede questi capelli? Postiche. Prego. Un parrucchetto. Si vede? No, ho divinato. Ma lei pensa che si possa notare? Tranquillo, è nella vostra propria natura di passare inosservato. Ecco. Tieni. Adesso voi parla, io ascolto. Ma quanto dura? Non l'ho cronometrato. Un'ora, 1:10. Beh sì, oggi si tende allo spettacolo breve, se non sbaglio. Sbaglia. E io mi resto 1:10, seduto, con la parrucca, la barba finta e le mani sulle ginocchia. E ti becchi 90.000 segni. Terni, Summone e Ascoli. E sono in parola con Rovigo, che mi apre il Veneto. Ah, a luglio, Ostia Antica, forse. Ah, vedi, insomma... Io un nome ce l'ho. Signora, mi dispiace, ma è così. Che dirà di me il mio pubblico? Ah, Menghi, più stai zitto e più il tuo pubblico te ne sarà grato. Mi conceda di il suo pubblico. Non è come pensi tu. Lì si studia, si lavora, si va dove c'è bisogno, si assiste il prossimo. Amen. Un convento, come dici tu. Ci sono delle persone di valore. Delle madri, delle sorelle che io stimo. Che amo. Tua madre, quella che non stimi e non ami, sentitamente ringrazia. Mamma, non è questo. È solo che non tutti desideriamo le stesse cose. Fare i soldi, andare sempre in vacanza, farsi la multiproprietà a Sestriere. Non tutti si vergognano dell'età che hanno. Si fanno tirare la faccia. Che hai detto? Ti ho sentito, sai? Io? Io mi sarei fatta tirare le tette? Sì, mamma. Adesso mi sente. Perché è lui, eh? Questo è lui. È tutta colpa sua. Pronto, Giuliano? Sono io, Isabella. Sono qui con quella bugiarda di tua figlia. Lo sai che mi ha appena detto? Che ha intenzione di farsi... Lo sapevi? Non mi avete detto niente? Sei tu che me l'hai allontanata dal giorno in cui ci siamo separati. Senti, adesso te la passo. E tu cerca di fare qualcosa, capito? Impedisciglielo. Hai capito? Sei suo padre. Tieni, è tuo padre. Sì? No, no, non mi serve niente. Va bene, grazie papà. Grazie papà. Che ti ha detto? Niente. Certo, lo conosco. Egoista com'è. Per lui o ti fai monaca o balli sul cubo. Per lui è uguale, che gli frega. No, ciao papà. Ciao Alessandra. Ciao Francesco. Ho raccolto un carciofo alla giudia. Sì, me lo cambi. Ho visto. Sì. O era la romana? Quali sono quelli fritti? Alla giudia, credo. Sì, sì, quelli alla romana si spappolano tutti. Invece questo, quando l'ho rimesso sul piattino a questi due signori, sono stati molto contenti. Avere la coscienza della giustizia. Non so perché dirgli. Deve essere cioè un pensiero utile anche agli altri uomini. Il pensiero. Che c'è? Perché mi guardi così? Non è beato chi ti vede. Come stai? Belone, belone. Ma voglio anche tu ricordarmi una favola. Se io fossi una donna mi innamorerei sempre di te. È mio padre.
Voglio qui ricordarle una cosa. Hai visto anche Alessandra com'è bella? Sta benone? È mia sorella. Di noi tre io sono sempre stato il più brutto. Ma perché sono demotivato? Perché demotivato? Perché due non fa tre, batte la pesca, perché. Don Pierino ce lo diceva sempre, dovete essere motivati. Chi è demotivato è fottuto. Magari lui fottuto non lo diceva, però. Ah, lo sono stato a trovare, te l'ha detta Alessandra? Devo starci dalla mattina alla sera, invece resta. Ci è rimasto 15 giorni. Gli ha detto Alessandra? Stanno tutti benone, pure Don Pierino. Sì, va bene, giusto un problema con la gamba, adesso cammina col bastone tutto stortignacolo. E con il lavoro come hai fatto? Hai chiesto un permesso? Che lavoro? No, ho detto a papà che adesso lavori anche tu nello studio dell'avvocato di Simone, no? Ah, beh sì, do una mano, il lavoro è quello che è, sarebbe più adatto a uno giovane, però... Anche perché nello studio, a parte la sorellona, l'altro non è che sono proprio tanto simpatici. Ombrina, vapore per la signorina, mi sono permesso di tagliare un pulcine. Carciofi, zucchine e cervello fritto per il signore. E al signorino che cosa gli portiamo? Intanto prendo questo. Io ho già mangiato le fettuccine. No, grazie, ringrazio. Ha avuto l'epatite, te lo sei dimenticato? Però ci ho avuto le epatiti A, B e C. Una zucchina fritta e ci rimango secco. Sì, me l'ero dimenticato, va bene? Signore, qui sta aspettando. E forse non è interessato a sentire tutti i fatti nostri. No, non si preoccupi, no. Succede spesso che i clienti invece di ordinare continuano a chiacchierare fra di loro. In fondo sono gli unici momenti in cui noi ci riposiamo. Io spaghetti solo bolliti, li condisco con l'olio crudo. Perfetto. Poi tu, papà, ma che mangi? Sti fritti che si saranno mai veleno per fegato? Noi in comunità niente cibi fritti, solo cibi naturali prodotti da noi. Sono i re di Persia. Scusate, no, è che nel frattempo c'è anche qualche problemino di prostata. Gli anni passano per tutti. Ritorno subito. Mi hai risparmiato 200 miglia. Vieni con me, l'ho preso sul tuo braccio per scomparle con i re di Persia. Mi ha atteso. Rosillo Vincenzo, sovrintendente di pubblica sicurezza del commissariato Numidio Quadrato. Ma lei ci è venuto da sé o ce l'hanno mandato? L'ho pregato io. Scusi, posso? I nostri ospiti sono in ritardo, prego, prego. Grazie. Prego. Non ho capito, scusi. Ma che bisogna chiarire anche un Petrosino? Credo proprio di sì. Illo, Petrosillo. Olla, la tua è un'esplicita confessione. Confessare? Cosa? Che te la fa anche con gli sbirri. La verità viene sempre a galla. Come l'olio, sei vergine. Viniso, non essere materiale. Con che gente te sei messa, Lolla? No, sotto sotto non sono cattivi, credimi, Vincenzo. Ma si danno del Vincenzo? Conobbi il sovrintendente Petrosillo quando andai al commissariato a denunciare mio marito per percosse. E siccome il marito aveva alzato le mani, si è sentito autorizzato a allungare le sue anche in maresciallo qui, e in sede impropria. Sono sovrintendente. Inoltre le sue volgari accuse non rispondono a verità. Ammetto tuttavia di aver provato un'immediata attrazione per la signora, anche se era notevolmente tumefatta. Mi conquistasti con la tua gentilezza e con il tuo umorismo. Sa le risate. Guardate dentro di voi e troverete la causa della mia solitudine. Ammazza, solitudine? Solo chi è in cattiva compagnia è solo. Eh sì, purtroppo c'è chi non sa affrontare la solitudine da solo. Non me l'avevi detto che si era fermato tanti giorni lì ad Amelia? Era così contento quando mi ha telefonato. Ci gli hanno fatto tante feste. Certo, lì dentro si sente protetto. Con quel prete che gli fa il lavaggio del cervello tutto il giorno. Perché fuori invece? Meglio quando si faceva come una scimmia, no? Almeno decideva lui. Ma cosa decideva lui? Cosa? Di farsi trovare steso per terra sotto i ponti, no? Tanto ero io che l'andavo a raccattare. Mentre tu stavi all'estero, per lavoro. Lavoro. La minore è mulatta, magari. Che cazzate stai dicendo? Io non ti consento, Alessandra, hai capito? Oh, ma è possibile che ogni volta che state insieme voi due litigate? Il pensiero, se è narcisistico, non è pensiero. È solo meschina riflessione di autocompiacimento. Papà, Alessandra sta piangendo.
Dio, ma che sei scemo? Di ricordarle una favola mitologica, quella di Narciso, che un giorno andava a specchiare la sua bellezza nelle acque di un fiume. Quando Narciso morì, chi piange? Ecco lo spaghettino bollito. Il bollito speciale. Chissà perché? Perché non c'erano più buon appetito. Narciso nel quale il fiume poteva specchiarsi ogni giorno e con piacere. È bello l'olio, Vede, cara signora, come dice il nostro Shaftesbury, che indagò sull'origine del sentimento morale, è il pensiero che dà corpo all'uomo. Se si potesse separare il corpo dalla mente, le proporrei senz'altro di tenersi il corpo di Giulio, ancorché splendido, specialmente il giorrettiere, e lasciare a me il suo pensiero. Ma Giulio mi ha insegnato, puntini puntini, che il senso della vita risiede appunto nel produrre il proprio pensiero. Perciò egli sarà tutto mio, anima e corpo, come del resto lo è già. Distinti saluti, Cecilia Nobis. Che ne pare? Un po' lunga? Te la rileggo. Cameriere! Ma che te frullo? Mi sembrava di aver ordinato qui un bollito misto, questo cos'è? Bollito misto? Ah, una luccia di pollo e un filamento di carne secca. E questo? Cosa dovrebbe essere questa? Salsa verde. Ah, è gialla, fatta col prezzemolo appassito. E la milanese? Va, la signorina è stelefatta. La guardi. Guardi, la vista? Questa non è una cotoletta, questa è la famigerata fettina panata. La milanese, sappia, che è alta un dito e cotta nel burro. Siamo mica a Milano, professore. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Cosa ha detto? Ma io so benissimo dove siamo. E non ho bisogno della sua informazione, eh? E se ordinavo il salmone, cosa mi diceva? Non siamo in Norvegia, eh? No, che c'è? La milanese non è catalogabile nella categoria fritture. In questo esercizio è nota la sostanziale differenza che passa tra rosolare e friggere, eh? Giulio! Chi c'era in cucina? Un cuoco o una portiera, eh? Andavamo alla friggitoria allora. Vuole scegliere qualche cos'altro? No, anzi, porti via, non vogliamo altro. Via. Faccio cambiare la tua maglia? No! Lasci! Veramente a me la fettina panata non dispiace. No, scusa. Scusa, sono un po' nervoso. Molto nervoso. Molto nervoso! Questa è una barzelletta. È per la lettera. Quale lettera? Cosa? No, no, anche ma se... Giulio, è solo una bozza. La possiamo correggere insieme, se vuoi. Non trovo sia opportuno che tu faccia una cosa del genere. Ma poi ne parliamo, poi ne parliamo. È che in questi giorni è come se tutte le mie certezze siano finite a gamba all'aria. Ma sì, è una sciocchezza madornale. Che cosa? Ma la filosofia, la filosofia. Ormai un cielo vuoto sul quale ognuno cerca di appendere i propri roccichini di carta gabellandoli per astri. Oh. Buono il tappo. Tutti sappiamo di tappo. Anzi, siamo tappi. Tappi alla ragione, tappi alla verità. Da sentire, una volta ero piccolo, avevo 5-6 anni, giocavo sul balcone con uno specchietto, no? Mio padre mi chiese, che fai? Io sto accecando il sole. Lui si fece serio e disse a mia madre, nostro figlio sarà un impostore. Aveva ragione, sono diventato filosofo, perché il filosofo è un impostore. O, se preferisci, l'impostore è un filosofo, insomma, fai tu. Ma come impostore, Giulio? Non capisco. Fin qui hanno convissuto delle filosofie discordi, però concordi in un unico fine. Avversare l'oppressione, il nazismo, il fascismo, il comunismo, il parapì, parapà, paraponzi, ponzi, po. Ma ora mi si dice che gli inganni ideologici sono finiti. E allora la speculazione filosofica è stata una medicina. Guarito il male, la medicina è diventata una droga dannosa. Ma francamente la sostanza del tuo enunciato mi sfugge, Giulio. Ma Giulio, una sega, io non voglio drogare più nessuno, hai capito? Abbassa la voce. Io. Tu che? Tu che? Io penso quello che mi pare, hai capito? Ma chi ti credi di essere? Ma chi ti credi di essere? Sei lì che cianci di filosofia, felicità, pensiero, ma dai che non sei altro una mezza Ofelia che morirà affogata nelle sue illusioni. Ma ti sei mai chiesta come mai non è mai esistito un grande filosofo di sesso femminile? Una Socrata, una Platona, una Nietzsche? No, a parte il fatto che erano tutti colatoni. Ma... Sì, Finocchi. Come? Nel tuo trattato, lo spirito e i diritti universali, tu sostieni che... No, ma tutta roba passata, pacottiglia, dai, da buttare nel cesto! Giulio, controlli. No, io, tu piuttosto, guarda, modera i termini, non fare girarmi i coglioni, perché sennò ti arriva anche lo sperma. Fanno i cortei, fanno i comizi, fanno i referendum. Sì! Se vogliono sposare fra di loro.
vogliono essere ricevuti dal Papa. Si fuma. Io sono completamente d'accordo con te. Però senza discriminazioni, vedi, nel mio campo gli omosessuali costituiscono una notevole base di clientela. L'abbigliamento deve essere per forza democratico, capito? L'altro io so io. Piangere quelle giuste che non avevo fatto. Continua così che ti troverete. Posso fare una mara considerazione? No. Io la faccio. Ah. Un attore deve essere fortunato. Sì, chi è? Sbaglio, degli incazzati inaccettabili. Io non sono fortunato, quindi non sarei un grande attore. Tu non sei fortunato. Giovanna. Mamma sta zitta. Sei ancora tu? È una follia, Sabrina. Dimmi. Mirella, tesoro, angelo mio, ti amo. Ma che ti amo è poco. Ti adoro, ti desidero. La tua pelle, la tua bocca, i tuoi occhi d'angelo. Lì in mezzo a quei discorsi, ma risenti. Tuo marito, poi, è il peggio di tutti. Oh, scusi, lieve ci siete, ma si accomodi lei, prego. Mirella mia, ma scappa voi, andiamo via, io e te soli. No, Giovanna, lo sai, non posso. Oh, ma quanto rompe i coglioni sta Giovanna. Siete lontani, all'estero. Dove vai tu, amore mio? Ma dai, è ma ti calo a Sri Lanka. C'è che mio amico Fabio, non ho parlato, no? Andiamo da lui, mi ha scritto un sacco di volte. Ha messo su un grande laboratorio di pellami. Ma la dopo locale 5.000 al giorno, bambini, la metà. Beh, magari ne parliamo. Pensaci, me lo dici mercoledì a luna all'Hilton, eh? Mi dirai di sì, amore? Sì. Anch'io. Ciao. Hanno semplificato i 7.40. Qua a Napoli 7.40 è stato sempre le 8:20. No, ma la verità è che noi qui ci abbiamo il chiamato l'imbionico delle tasse. Ah, sono completamente d'accordo. Però io i miei adempimenti fiscali li rispetto completamente, a patto che le tasse le paghino tutti. Siccome non tutti le pagano, tu evadi, eh? No, non hai capito. È che mi sono stancato di pagare le tasse in misura persecutoria. Sai dalla prossima cartella che mi arriva che faccio? Faccio come Cutazzi della Strongvat, c'hai presente? Chi? Il conte in Giappone? Che è sta storia? Chi è sto Cutazzi? Il genio dell'evasione. È uno che deve pagare circa 500 milioni al fisco all'anno. Quando gli arriva la cartella, lui non discute. Subito stacca un assegno pari all'importo che deve pagare e lo deposita su un conto tasse personale presso una banca di Kyoto. In 10 anni ha accantonato circa 8 miliardi di tasse da pagare. Con gli interessi ci paga lo studio con 3 avvocati che ogni anno gli fanno chiudere per fallimento la società e gliene fanno riaprire un altro. Ora dico io. Sbaglia Cutazzi della Strongvat oppure la sua dittata è la conseguenza obbligata del nostro sistema fiscale? No, su questo vorrei sentire la sinistra che ne pensa. Ah, con sta sinistra. Io personalmente penso che Cutazzi non sbaglia. Come vedi, ognuno pensa per conto suo. Non diciamo sciocchezze. È il sistema fiscale. Hai sentito? Questo accade. E noi dobbiamo forse dar torto a quel Cutazzi. Quel Cutazzi, mia cara, sa che l'uomo non deve produrre pensiero, ma deve produrre prodotto. E per questo è nato l'uomo. E per questo noi non dobbiamo abbagliarlo con i nostri specchietti. Non dobbiamo sbarrare il passo all'unica possibilità di salvazione della società. E quale sarebbe l'unica salvezza della società? L'individualismo, l'interesse privato, il profitto, in una parola. Lo dico? Il mercato. Sappi, signorina Borghesuccia, che la tua cena non ti è assicurata dallo spirito di solidarietà del tuo macellaio, ma dal sacrosanto affetto che gli ha per il suo guadagno. Solo la supremazia del possedere, vendere e comprare, segnerà l'avvento del nuovo umanesimo mercantile. Beh, ora mi è chiaro il mio prossimo libro. Lampante, l'idea fondante è etico come truffa. Il titolo non è chiaro, non ce l'ho ancora in testa. Senti, che ne dici di condanna a morte di Socrate, giusto per detto? Troppo lungo? No, aspetta allora. Socrate wanted, l'americano. Senti, dove vai? Al bagno. Thank you.
Scusami, scusami, giro un po' la testa. Sono confusa, un po'. Sai come quando sogno di essere morta? Forse questo ristorante là di là è il paradiso. Mica male come il paradiso. Scusami. Vuoi che ti ordini un dessert? Un sorbetto al limone. Fragoline di Boston, che ti piace. Lei mi ha chiamato Ernesto. Ho divinato. Io mi chiamo Dino, però Ernesto è il nome di mio povero zio, da parte di mamma, incredibile. Ma di fatto io avevo sentito qualche cosa. Scusi, mi scusi. Potrei chiederle una moneta per telefonare? Certo, sì. Ecco qua. Grazie. Servita. E scusi, potrei chiederle un altro favore? Ai vecchi si chiedono solo favori di scarsa entità, dica pure. Hai più sentito parlare di interessi? È conflitto di interessi? Voi dice, però l'azienda Italia va. Sento la parola azienda. Qualunque spesa, pure questa cifra. Lei permette. Comunque, torno a ripetere, il sistema americano. Ha fatto un concorso al comune. Ci prende come suo compagno per 25 punti. Poi nell'84, sempre con Enrico San Giovanni, per la scala mobile, chi c'era? Nessuno. Già l'avevo visto nel 53 per la legge truffa. Io nel 53 non ero neanche nato io, nonno. Nonno, se io ero tuo nonno ti avevo già spaccato le ossa a te. Tu non è che non eri nato allora, tu non sei nato neanche dopo. Perché chi non sa non è. Già. Fa qui, devo chiedere alla signora per del pesce qui a un tavolo. Sento io, signora. Per quanti il pesce? Quattro. E io a te ti vedo e ti piango. Te lo dice Duilio. Grazie, chef. Lo sai, te non sai nemmeno perché ti hanno chiamato Uliano i tuoi. No. Lo sai chi era Lenin? Chi no. era Lenin? Un cantautore, no. eh? Uno dei Beatles lì, di Liverpool. Lo conosci John Lennon? John Lennon? Chi era? John Lennon. John Lennon, eh? John Lennon. Se lo fai un'altra volta ti taglio la mano, eh? Giuro te la taglio. È buona oggi, tranquillo, molto tranquillo. Sì. Perché mi guardi così? Perché te devo dire una cosa che non ti vorrei dire. Cioè? Io non voglio tenere il sacco a nessuno, va bene? Tanto meno a te e a quell'altro. Ma che stai dicendo? Quale sacco? Quello chi? Io mica ti capisco. Hai capito benissimo. È Toscanello, quello che ti gira intorno. E tu gli dai spago, davanti a tutti. Non gli badate, è impazzito. Un po' di riguardo per quel povero uomo, Flora. Che è Arturo, prima di essere tuo marito, è amico mio. Eh? E guai. Guai, Flora. Oh, Diomede, ma sei diventato scemo? Diomede non è diventato scemo, no? Sei tu che sei diventata. Vuoi che te lo dico quello che sei diventata? Vuoi che te lo dico? Sei diventato. Scusa. Sì, scusa. Scusa un cazzo. Ma che stai a dire? Hai bevuto? Perché tu neghi che l'incoraggio? Sei ubriaco? Ma tu lo sai che la padrona dove stava prima gli ha regalato una motocicletta e tu che gli regali? Che gli regali? Ma guarda questo. Eppure se fosse, sai che ti dico? Ma che tuo marito per me è un fratello! Pure per me è un fratello. E poi mica è vero. No, non è per mio marito che ti rode se qualcuno mi sta appresso. È per te, perché tu. Vabbè, meglio che mi sto zitto. No, di. No, no, parla, di. Dai, su, Diomede. Io ho sempre fatto finta di non accorgermi di niente. E lo sai da quanto? Da quanto che? Di che fai finta di non accorgertene? Ma sentiamo. Lo sai benissimo.
E tu facevi finta di non accorgerti che io me ne ero accorta e questo ci unisce. Ma va bene così, no? Il discorso è che non c'è niente che ci unisce, Flora. Andiamocene, va. Non mi voglio prendere una polmonite per un vecchio matto. Siete sordi e ciechi. Due cose. Primo, quello stronzetto di Uliano non esiste. Secondo, stavo per darti il polpo in faccia, lo sai, sì? Tanto non avete niente da vedere, niente da sentire. Ma no, era un gesto contro tutti e quattro. Tre negozi, addio, mentre il terzo che prese il suo colpa di un genio dell'assessorato al centro storico che me l'ha chiuso un ghetto di 50 mesi qua di metro. L'ultima volta che ho provato con una dama, ti avrei stava molto, mi prendo che vi manca il senso. Una paura di merda, non vedete. Si vede che la dama è tremendamente scettica, io no. Io credo in lei, lei mi ha divinato un sacco di cose. Ma che c'entra? La pratica divinatoria è il mio specifico. Me lo fa con Netro se proprio limito. Ma lei è il re della messa a fuoco. In Italia e all'estero, onorificenze internazionali. Legion d'onore. L'uovo di Pasqua. Ma lei, parble, deve avere più fiducia in se stessa. Lei non ha mica una personalità insicura come la mia. E su, su, avanti. Volete che proviamo? Subito? Maintenant? E quando? Demain. Bene. Chiacchiere stanno a zero. Vado a scrivere Josette Nascosman. Non so se va a riuscire. Regardi? No. Ah, no. Regardi, sì. Fermo? Pas de idée, pas de pensée, comme toujours. Voglio ordine, giuro. Vogliono l'infinito futuro. Hop! Hop! Ma c'è il sale. Oh mio Dio, non è possibile. Lei aveva scritto proprio sale nel ven. Largo. Ma non diamo all'episodio più importanza del dovuto. Ma è importante, si rende conto? Lei... State calmo. Se tenessi veramente le facoltà che voi mi attribuite, ma sapete quanti sfizi che mi toglierei? Per esempio quel cameriere così male leve, ma lo sapete cosa gli farei? Che gli farebbe? Lo farei ruzzolare faccia a terra con tutti i piatti. Circo di Pechino. Ma non si è fatto male. Niente, no, difatti. C'è il modo di servire il Goliano. Tutto a posto, non si è fatto nulla. Pronto? Scusate, mi è arrivato qualche cosa. Sì, sì. Vuole un po' di bordello? No? Sì, certo che ci ho pensato. Tutto il tempo. Non lo so. No, non ho detto no. Non ho detto neanche sì. Perché non so più niente. Ma no, sono coincidenze. No, no, in lei c'è una carica di energia. Una carica contagiosa che, madonna. Guardi che faccio. Io adesso faccio una cosa che non avrei mai osato fare senza di lei. Adam, succeda quel che succeda. Ma è proprio strano, ancora non si vede nessuno. Ma la smetti, hai mangiato 2 chili di gelettini, che senteranno? Che c'ho fame, dai, ordiniamo. Scusi, permette, non volendo ho sentito. Cioè no, questo lo dico sempre, ma stavolta ho sentito volendo. Che cosa ha sentito? La sua telefonata. No, no, non una parola, no, però c'è una cosa che le voglio dire, sì, anche, beh, per sdebitarmi. Ecco, signora Flora, lei
Lei mi applica da oltre 15 anni gli stessi prezzi qua. Sì, è solo per via dei suoi sconti che l'inflazione, affanno supremo, è vero, dei non privilegiati, per me non esiste, né tanto né poco. Sì, i suoi conti si sono fermati al 1980 e forse ci si è fermata pure la mia vita. Qui si straparla proprio. Forse dovrebbe rinunciare al suo quartino di vino. Ecco, forse sì. E quella cosa che mi voleva dire? Che cosa? Ah, sì, come no, certo. Dice, il cibo e le bevande simboleggiano la stessa condizione umana, diceva un poeta amico mio, sì, non Maurizio, quello, no, un poeta vero, 2000 anni fa, greco. Sì, quindi il consumo di un pasto, è vero, a una tavola qualunque di estranei o di amici, è qualche cosa che ha più a che fare col cuore che con lo stomaco. D'altronde, convivialità, vuol dire vivere con gli altri. E lei, mia bellissima ristoratura, lei fa il più bel mestiere del mondo. E ciò nonostante, stasera è un po' malinconica. Ma perché? Forse il desiderio nuovo di felicità. Però attenti, perché quando poi questo desiderio ci appare come una possibilità, lì sono dolori, comincia l'infelicità. Questa approssimativamente, adesso non pretendo vero che sia. Oppure mi sono proprio incartato completamente. Sì, un po' sì. Ciao Arturo, ciao bella. Ciao maestro. Però, vede, sono io che debbo qualcosa a lei. Ah, bene, bene, dica, io sono, mi piace riscuotere. Quando gli uomini parlano con una donna, si vergognano di mostrare una qualità che pensano sia solo femminile. La grazia. Alcuni di voi altri non se ne vergognano, ma siete pochini. Beh, grazie a nome di noi altri. Prego, a nome di noi altri. Conto. Conto. Che dice? Me lo rimetto? C'est la même chose. Ma forse è meglio rimettere. Io vado. Ma non hai neppure la cala? Oh, ci sentiamo domani mattina, non fate come domenica scorsa. Ma perché? Cosa è successo domenica scorsa? Niente, infamone di voi, mi ha chiamato alle 7 di mattina. Ma che niente, niente, l'ha fatto una vernacchia e l'ha attaccata. Io ce lo sapevo che eri stato te. Io? Ma sbaglio, no. Ciao. Ciao, ma ciao. 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 Saltare per il giorno del suo compleanno, vuole l'orecchino, vuole il motorino, perché ha voluto l'orecchino. Ma come fai a essere così schiavo della madre? Ma non avete capito niente, Max è andato alla stazione. E a fa che? Le marchette? Passa senza i barboni. Ma che? I barboni, tieni presente, gli porta il caffè e latte, le coperte. Ah, il caffè e latte a mezzanotte. Questo io se vogliono i lavori forzati per fargli capire qualche cosa. Ma perché non ce l'ha detto che faceva volontariato con i barboni? Forse perché sapeva che qualcuno di noi avrebbe detto il caffè e latte a mezzanotte. State proprio sottoterra. Allora? Allora no. Mi piacerei anche questa scelta. 100.000 a sera. A niente aglio. Che c'entra l'aglio? Lo vedremo. Non devi mangiare l'aglio per via del bacio. Ma quale bacio? Finale. Quando l'inquisitore tace e smette di esortare Gesù a parlare per difendersi, Gesù si alza dallo scranno e lentamente, in silenzio, gli si accosta. E lo bacia. Un bacio bacio. Sulla bocca. L'autore è russo. Tutte le sere un bacio. A te. Tutte le sere. Prova a parte. E domenica. Bacio tutti. Oh. Lo vedremo al consiglio d'amministrazione. Prima dice che non parli. E sul bacio cala la tela. Sì.
Gesù risponde con un solo bacio alle argomentazioni dell'inquisitore. Mi scusi. E le fa crollare tutte. Patapum, è uno scatafascio. Ma è bello. Bricco, ma me lo potevi dire prima che finiva così? Ma che me l'hai detto? Ho sentito un tonfo qua allo stomaco. L'inquisitore parla, 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 parla. Sembra proprio che abbia ragione. Io non rispondo mai, nemmeno una parola. E poi alla fine mi alzo, mi accosto e ti do un bacio. E l'inquisitore, come per incanto, avrà detto un mare di fregnacce. Beh, proprio fregnacce non direi. No, 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 fregnacce, fregnacce. È questa la vera intuizione drammaturgica. Nemmeno una parola e poi un semplice bacio, zac. Ma neanche mandrache. Bricco. Sì, sto qua. Accetto con entusiasmo. Sono invisibilio. Invece che alla russa, ti bacio pure alla francese. 100.000 a sera, va bene. E la domenica facciamo pure la doppia. Potente, straordinario, eccezionale. Vieni qua, Bricco. Brindiamo alla salute. Cin cin. Oh, poi semmai è un'idea. Si è già vista in teatro. Potremmo alternarci. Cioè, una sera faccio io l'inquisitore e tu fai Gesù. E la sera dopo tu fai l'inquisitore e no, io no, faccio... scusa, perché ormai ho accettato. Tu mi hai convinto. Tu sei il capocomico. Tu parli e io sto a sentire. Io faccio Cristo e tu fai... Lo stronzo. Sì. La rivoluzione d'autunno è diventata la rivoluzione autunno-inverno, fretta a portè di Bertinotti. Chi è che lo guarda sto pesce, disgraziati? Stava bruciando! L'autunno caldo, ma quale caldo? I saldi d'autunno. A San Giovanni invece di Pietro o Enrico ci vanno Silvia e Gianfranco, ci fanno i concerti col Papa Rock, le sfilate dell'alta moda. Invece di Luther King adesso ci abbiamo Naomi Campbell. E non ci hanno risparmiato niente, niente. Anche il nostro compagno Fidel, il leader massimo, doppio petto blu e cravatta. Hasta la vittoria sempre e vai col tango! Senti un po' te? Dici a me? Sì, più qua. Che è successo? Dov'è che vai domani te? Dove vado? Da nessuna parte? Ecco, meglio, meglio, bravo. Così vieni qui domani mattina alle 9 che c'è l'uscita tutta la posateria. E non le può fare Maurizio? Eppure Maurizio, 1200 pezzi. Ma è che domattina c'aveva un impegno. Lo vedi che c'avevi un impegno. Se si poteva spostare o rinviare. Se tu ti vuoi mantenere questo posto, domani mattina alle 9 stai qui. L'impegno lo rimandi, anzi, ci rinunci. E poi se speri che qualcuno qui ti aiuti a farti la motocicletta un po' più grossa, guarda che hai sbagliato indirizzo. Non ho capito. Secondo me hai capito benissimo. E se non ho capito? Fa niente, ho capito io. E te chi sei, il padrone? No, ma ha capito pure lui. Domani mattina alle 9. Adesso vedi a Natale che sta perdendo il sacco di tempo. Ho capito. Lo vedi? E non sbatte. Maestro, la sua pera. Grazie. Ed è subito sera. Lolla, è giunto il momento di comunicare ai tuoi ex quanto abbiamo concordato. Annuncio del nostro fidanzamento e dopo il tuo divorzio, nozze. Grazie, caro. Ma sei sicuro? Sì. Te l'ho detto, con me non saresti felice, sono troppo stramba. No. Ogni minuto mi parte un treno. Sarai la signora Petrosillo. Con nessuno di loro tre avresti un futuro, ed essi lo sanno. Invece, con me al tuo fianco, troverai pace, dai, serenità. Scusi, scusi se mi intrometto, signora, ma visto l'orario, io penso che ormai i suoi ospiti avranno avuto un contrattempo, non un malentendu. Forse. Ecco, allora vuole essere così cortese da ospitare al suo tavolo questi signori che stanno un po' pressati. Ma prego, si figuri. Bene, allora. Possono accomodarmi. La signora vi offre posto al suo tavolo. Su, avanti, mettiamo la signora Lol. Lei stia giù. Ossia, qui, sovrintendente. Vada, non scherziamo. Lei si mette qui. Così ha occasione anche di intrattenere la signora con il suo leggiadro umorismo aristocratico di stampo inglese. Non va meglio così, in fondo ci vuole tanto poco, no, per trovare. Va bene, buona prosecuzione. Grazie. Venice Fritti. In effetti avevamo invitato alcuni amici di mio figlio per festeggiare il suo diploma allo Chateaubriand, ma forse un malentendu. Permettono? Meralda Pierà dall'Orto. Ah, piacere, non la traversi. Rino Esposito. Petrosillo Vincenzo. Tittone Vinicio. Piacere. Mio figlio Raniero, saluta.
Saluta. Buonasera. 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 Ciao. Ciao. A casa non c'eri, non sapevo dove eri, mi sono preoccupata. Ma lo sapevi, te l'avevo detto ieri mattina. Ma figurati se non mi ricordo quello che mi dici 2 giorni prima, all'alba. Che mi avevi detto? Che stasera festeggiavo il mio compleanno con i miei amici. Scusate, è mia madre. Appunto, no, proprio perché è il tuo compleanno pensavo che... Salve, ragazzi. Salve. Salve, salve. Salve. E la zietta non è a tavola con voi? No. Una cucina è lo specchio del proprio paese, della propria cultura, perché in cucina o in fabbrica o in qualunque altro posto stiamo lottando perché le cose possono cambiare, perché ognuno possa avere quello di cui veramente ha bisogno, ma non secondo le sue mode o la sua fretta, perché se è così che se ne vanno tutti al fast food e non paghiamo. Beh, come va? Di peste. Allora normale. Vediamocelo caro il nostro. La torta, le gambe di vino. È cambiato tutto, è cambiata la gente. Ieri ti ho lasciato un messaggio in segreteria per dirti della cena qui per Simone, ma tu non c'eri. Ma te chi ti autorizza a pensare che io senza il tuo messaggio mi sarei dimenticata il compleanno di mia figlia, eh? Me lo ricordavo benissimo. Oh, senti, fai tutto da sola. Figurati se pensavo che non ti ricordavi il compleanno di tua figlia. No, che non me lo ricordavo. L'avevo completamente cancellato. E stamattina non le ho fatto nemmeno gli auguri, nemmeno un regaletto, niente. Sono proprio una bestia. Flora. Sto a pezzi. Ho interrotto l'analisi, è successo un casino. Ho litigato con l'analista. Ci siamo pure menati. Anzi, io li ho menato e lui, poverino, ha reagito. Anzi, poverino, un cazzo, lo debbono radiare dall'albo, altro che... Ma come menati? Avete fatto a botte. Io non te l'ho mai detto, ma con lui ho avuto un transfer pazzesco, micidiale, eh? Eppure lui pieno contro transfer. Poi un mese fa che scopro. Eh? Ah, fa un'altra. Ah. È innamorato pazzo di te. Di me? Ma se neppure lo conosco. Ma lui sì, eh? Chi pensi che sia stato il perno centrale su cui hanno ruotato tutte le mie sedute di analisi? Ma come? Io sono stata il perno? Ma che gli hai raccontato? Che gli avresti detto di... Ma che vuoi sapere? Che l'analisi è una cosa privata, eh? Un'intima, segreta. Sì, segreta, mica tanto. Vieni in giro a parlare di me agli altri. Allora? Che gli ho detto? Che sei buona, sei brava, sei allegra, sei forte, sei figa. Ecco, sì, e poi? Che fin da bambina tu c'avevi i ragazzini a grappoli. Invece a me non mi si filava nessuno. E anche quando ne acchiappavo uno, quello subito si innamorava di te. E adesso cosa tu sei pazza. Le 35 ore! Va bene, d'accordo. Ma per fare che cosa le ore libere, eh? Per guardare la televisione. E giocare al Superenalotto, eh? E il mercoledì guardare gli incontri di coppa. Ma fate schifo. E da cosa l'avresti capito che si era innamorato di me? Sentiamo. Beh, ma scusa che tu sei la mia ossessione, mi piaceva parlare sempre di te, tutto il tempo. Poi dettagli, sfumature, domande. Ci mancava che mi chiedessero la tua taglia di reggisena e stavamo a punto. Sì, sì, tu sei proprio pazza. Ma pazza furiosa. Proprio da rinchiudere e buttare la chiave a mare. Sì, parli facile te, signora Perfettini. A te ti va sempre l'acqua per l'orto. Sei felice. A corteggiatori come va? Ah, come al solito, a grappoli. Ti vuoi fare una risata? Che palle, quelli hanno smesso di fumare. Sì, uno ci sarebbe. L'ho conosciuto a un concerto un anno fa. Ma dai, c'è una storia. Ma no, che storia. Ci siamo fermati al bar e poi ci siamo visti qualche volta. È simpatico. È gentile. Mi ha regalato anche dei libri. Andava tutto bene. E poi invece lui si è innamorato. E ti pareva? Ti vuoi fare un'altra risata? Mi ha chiesto addirittura di partire con lui. Di partire? E per dove? Bergen. E dove resta? In Norvegia. Lavora all'Istituto di Cultura Italiano. Era qui perché si è preso un anno sabbatico e adesso deve ripartire. Oh, Flora, ma che c'hai? Dai. È da quando avevo 5 anni che non ti vedevo piangere. Ma allora, pure te, di lui.
No, no, non è questo. È solo che... mi chiama, mi cerca ogni giorno. Anche stasera ha telefonato. E poi che faccio? A 50 anni prendo e lascio tutto, un ristorante, Arturo... Me, Simona. Dai, sto scherzando. Quando è che dovrete partire? Domani. Io ci avrei giurato che i miei compagni non sarebbero venuti questa sera, altro che un malentendù. Sono una manica di scemi, fanno sempre gli scherzi idioti, mi fregano la roba, mi mettono lo zucchero nel serbatoio dello scooter. Poi l'altro giorno, durante la prova scritta, mi hanno chiuso nel cesso delle femmine. Sono proprio scemi. È così sensibile. Una tavola di cera, ogni cosa lo ferisce. Posso? No, permetto, no? Scusi, può portare quello champagne, per favore? Ah, subito? Non aspettare. Lo porti pure, con 7 flut, grazie. Oh, champagne, vino! Flora, scusa, non lo fai tu il portamestro per su? Sì, sì, arrivo. Anzi, faglielo tu, il solito. Io. Senti, mi dispiace, io non ti so mai dire niente, non ti so aiutare. Perché? Io a te t'aiuto. Non mi pare proprio. Ah, tieni, un regalino. Era per Simona. E allora? Daglielo tu. Da parte tua. Flora, io ti odio. Niente, bloccato al terzo piano, il contratto non si firma. La professionalità non conta più, ragazzi. Magari arriva una con un bel sedere e le affidano subito la storia della mutanda attraverso sé. Ce n'è un tipo che serve anche da fax. Grazie. Lo fabbricano a Taiwan. Scusi. Io me ne intendo abbastanza, riparavamo anche i computer. Ah, sì? Guardi che c'è suo padre che la sta chiamando. Francesco, senti. Papà, sto parlando con la signora, aspetta un attimo. No. Che mi stava dicendo, scusi? Veramente è lei che mi stava parlando dei computer. Ah, è di quando era in comunità. Ma perché adesso parli con dialetti? Lo faccio per mettere a suo agio la signora. Ah, vedi, quando ero in comunità terapeutica di recupero. Non so se lei conosce, però. Sì, come no, facevo parte di un comitato di sostegno. Ma davvero? Sì. No? Sì. Porca miseria, grande, scusi, E perché all'inizio nemmeno le chiamavano così, io le parlo del 73. Tra i primissimi, cioè avevo 17 anni. La roba la chiamavano ancora stupefacenti, mi ricordo. Anch'io. E mio padre... Ah, mio padre, no? È ingegnere. Ai tempi però spippettava pure lui, all'epoca. C'aveva i capelli lunghi, il poncho cileno, cioè i zoccoli olandesi. Non è vero, non gli direte. Un pochetto ci vergognavamo a uscire con lui, ti ricordi, Alessà? Quella volta che mi ha scoperto è venuto da me e ha detto: Francesco, sono stupefatto. E io ho detto: papà, io sono più stupefatto di te. Francesco, insomma. Insomma. Alessà, ma il bicchiere mio qui? Non è tuo. È veramente mio. Oh, scusa. E lei non dovrebbe bere. Cara, sono signora Bela. Onorestita Federica. Scopriremo insieme tutta quanta l'America. Tutta quanta l'America. Saremo uniti negli stati, innamorati, non più affamati. E io? Io? Altro che assistere prossimo. Mamma, staremo più vicini, vedrai. Ma io adesso devo andare, sennò ho aperto il treno.
Adamo. Sì, dimmi. Lei mi ha detto che il quoziente della mia personalità è valutabile sul 50% della media. Sì, sì, ma anche il mio, sapete, non è granché. 19. Giusta armonia fra prezzo e qualità. A quanto è valutabile il suo quoziente? Diciamo 60-65%. Ma allora insieme io e lei facciamo 110-115%. Sì. Al di sopra della media. Nettamente. Lei non si rende conto del nostro potenziale congiunto. Voi con questo volete dire che forse insieme, uniti, noi siamo pronti per... No, no. Per? Per l'esperimento di Bruckner? No. Può darsi. Ma siamo abbastanza compenetrati? Voi ve la sentite di sfidare i confini che la natura ha posto all'uomo? Andiamo nell'illecito? Chi può dirlo? Con Bruckner non si sa mai. Scusi, maestro, ma che cos'è l'esperimento Bruckner? Levitazione! Fino al soffitto. Ah, pas di soir. Reggetevi la seccia. Pronto? Pronto? Regardessi. Fermo là. Up. Per te. Grazie. Che bello, mamma. Ecco, questo lo porto a tu. La porchettina per il Dai, prendete. Sì. Buonasera. Ciao, Flora. Ciao. E loro? È una sorpresina per te. Vediamo, ci costa. Vediamo un po'. Papà, dai, c'è il cigo so? Thank you.
Per lei, professore. No, 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 no. Almeno questo lo mangerà. Quando vi prego, faccio il cordino. Tenga, è l'indirizzo per le scarpe. Che abbiamo oggi? Dove sono le tappe? Che abbiamo mangiato? Ci avete messo in conto pure la torta di compleanno? La torta della signora Flora a tutti qui. Questi presi, voglio formaggio. Ha un bellissimo anello, sa? È inutile discutere. Facciamo la roba. 298. Questa? No, questa. Grazie. Questo è un regalo per la nascita di mia figlia. Anch'io avrei voluto tanto un figlio. Una figlia, anzi. Ah, e non... Guardi, meglio così che vederli andare via e perderli per sempre. La sua è andata molto lontano? Sì, no. Bagno Regio, non so se... Oh, sì, come no. Si esce a Orvieto dall'autostrada, meno di 100 chilometri. Sì, ma tra una madre e una figlia non sono i chilometri. È che i rapporti, ogni genere di rapporto, non crescono mica da soli. Vanno coltivati, annaffiati, potati, curati, come le mie begonie. Lei ama le piante? Io sì. Sono le piante che non amano me. Ho, come si dice, il pollice nero. Beh, certo, ci vuole tempo, pazienza. Ma non lo assaggia neanche. Guardi che il nostro Duilio, più che un cuoco, è un ottimo pasticcere. Beh, io vorrei, ma... Devo fare attenzione. Guardi qua. E si lamenta. E allora io, guardi qui. Al paese di mio marito dicono: che ti sei passata la piola di San Giuseppe? Flora, torni. Arrivo, Marina. È mia sorella. Mi scusi. Concordo. Scusate. Va bene, no, se ne va. Sì, sì, andiamo, va. Buonasera. Per fortuna che si mangia bene e che costava poco. Insomma, non è che siamo stati male. Buonasera. Questo è tuo. Scusi, professore, ma non so se devo dirglielo o no. Faccia lei. Ecco, io non voglio fare del pettegolezzo. Ah, è proprio per solidarietà tra uomini. Ma insomma, la signorina che stava con lei, quando le ho portato la gualdrappa, parlava al telefono con un certo Luca. Sicut erat in votis. Era quanto si sperava. Sì, Orazio, a mecenate in ringraziamento per un potere avuto in dono, a Frascati, mi pare. Non sapevo. Sì, però io tuttora non so se ho fatto bene o no a dirglielo, però mi sembra contento. Contento? Ma come, alla nostra età si può essere contenti? Oddio, poi innamorati. Sono solo ridicoli. Scusate? Grazie, Bubo, grazie mille. Alla tua salute. Grazie. Grazie. E alla sua. Alla sua. Insomma, sinceramente, professore, mi dica... Lei? Lei quindi, prima, con la signorina, faceva solo finta di essere... Stronzo. Grazie del dubbio. Ah, sì, facevo finta. Però, vede, non mi è costata molta fatica perché... Un po' stronzo lo sono. Chi non lo è un po'? Lei poi fuma pure la pipa.
In quanto a me, per dirgliene una... Le credo sulla parola. No, cercavo solo di attaccarle un bottone, come sono solito. Questo l'avevo capito. L'avevo capito. Buonasera. Ci avranno fatto una rosticceria cinese. Adesso ridiamo. Ma allora me la sono vista brutta. Anche se avevo 7-8 anni. Anch'io una volta mi ricordo, ero insieme a mio padre. Dite che non avete memoria, ma vi ricordate tutto, eh? La memoria lontana regge abbastanza. Dicevo che ero insieme a mio padre, mia madre, c'era anche mia zia, in un rifugio. A un certo punto una signora si è addormentata. Poverina, con tutte quelle porcherie che deve sempre prendere. E le applicazioni, una volta alla settimana. Stasera sembrava che stesse un po' meglio. Chissà come si sente. Bene, mi sento bene. Forse un po' stanca, ma mi sento bene. Questa è l'ora più bella. Anche perché si sparecchiano gli altri giovani. Scusi, no? Loro che sono persone istruite mi permettono una domanda un tantino pesante. Ma perché i giovani mi stanno sulle palle? Sarà l'età? Perché lei crede che noi non stiamo sulle palle ai giovani? Sì, ma loro ce l'hanno più resistenti. Sarà l'età, ma a me stanno sulle palle tutti, giovani e vecchi. No, io mi accontento di stare io sulle palle agli altri. Ma anche questo va bene. Buonasera. Buonasera, Bruce. Basteranno 3.000 di mance? 4.000. Riconosciuto, sai quando mi ha spento le luci per la torta? No comment. Sei mica stato io a baciare. Ti sei tradito con te, ma non lo so, con tutti questi lazzaroni ho tirato i dominari. Buoni chiarimenti. Chi si può ricordare da noi per un tè, una domenica, a vostro piacimento? Basta una telefonata, uno squillo. Noi potremmo portare le pastarelle. Ma che persone simpatiche, vero Raniero? Davvero? Altrettanto dicasi di voi. Mio marito! Muzzichetto! Stavi qui ad aspettare me. Andavo che ti accompagno, così parliamo. Parliamo, eh? Ma senza mani addosso, ok? Ma chi te l'hanno messa le pa... Aia! Aia! Aio! Se non mi tenete di un culo, sa qui. Signori, se gradite vi offro un caffè al bar notturno del Tritone. E perché no? Così facciamo dei chiacchiere. Sì, parliamo un po'. Chiariamo. Quando non c'è chiarezza, il mondo entra in crisi. Approvo. Chiarire, chiarire. Buonasera. Buonasera. Che bittina grossa. Branuca nu. Anuca nu. È completamente ubriaco. Dovete farlo bere, che succede? Ah, sì, eh? L'ho fatto bere io, sempre io, il capro espiatore. Ci spiari. Buonanotte. Ciao. Ciao. Maestro, noi andremo. Sì, un attimo, guarda. Signora Flora, le vogliono al telefono. Un attimo. Chi è? Un certo dottor Berard, mi pare. Di che sono già andata via. Pronto? No, la signora è già andata via. Grazie, buonasera. Ciao Flora, domani ti telefono così parliamo di quella cosa. Sì, ma è tutto a posto. Se mai parliamo di quell'altra cosa. La macchina, ce l'avete? No, ho il notturno a San Silvestro. Lei dove abita? Porta Furba. Ma a quest'ora la metro è chiusa. Adamo, io ho un appartamentino di 2 stanze, terrazzino panoramico, Spinaceto Sud. Sono solo, a parte la gatta. Potrei ospitarla stanotte, che ne dice? Che ne dico, Ernestino? Io francamente sono toccato. Devo assicurarvi che sono una persona discreta. Ho viaggiato anche in vagone cuccetta. E allora? Silvia, mi fa felice. Quando è così? Ci vediamo da sì. Vabbè. Eh?
andare non nuoce. Salite. Mi metto qui. Voi conoscete la strada, mettetevi davanti, no? Certo. Ci siamo? Pronto? Guardate che sono cazzi, eh? Si va? No, happo lo dico io. Davo l'abbrivio. Altre. Uno, due, tre. Mogadiscio 5 in 3 minuti. Mogadiscio 3 minuti, 3 minuti, 3 minuti. Thank you. Dalle parti nostre, questo piatto si chiama un pasticcio di rose. Proprio un pasticcio. Pasticcio grosso, un gran pasticcio. Ma grazie. Teniamocelo caro il nostro duvino. Continuate, tanto, tanto qui dentro per voi è finita, lo sapete, sì, perché o vi licenziano tutti in tronco o mi licenzio io. Rispettosi maleducati. Ridatelo, caro, dai. Ma che vuoi? L'autografo di Yevtushenko me l'hai fregato dal portafoglio nello spogliatoio, ladro. Ma te sei matto? Ma sai che ci faccio io con il tuo autografo? Qui c'è da chiamare la neve. Maledetto toscano! Yevtushenko me l'ha fatto a Torvajanica nell'81 al Festival dei Poeti. Sì. Al festival dei Bucaioli te l'ha fatto. Io t'ammazzo. Giuliano, io t'ammazzo, quante verità, io t'ammazzo! Quanto la fa lunga per uno scherzetto, madonna! Il tuo scarabocchio te l'ho messo nel freezer insieme a pesci. Madonna, ma qui tu! Ma qui non si può più dire nulla, madonna! Sei imbruttito. Vediamocelo caro il nostro Maurizio. Moiemu drugu piesniku Maurizio. All'amico poeta Maurizio, Evtushenko me l'ha fatto questo, Evtushenko. Siediti, vieni. Senza scherzare tu, scherzi, scherzi. Ma che scherzi? Cosa ci avrai te in quella testa vuota lì? Cosa ci avrai? Te c'hai le moto e le donne, ma ce l'hai vuota, allora ci stanno tutte e due, moto e donne. A parte che c'ho ancora 16 rate da pagare e non so come fare. Vedrai. Vado via. Che me ne fo? Poi sono sempre solo. Le donne, le donne. Ma quale donne? Da quando sto qua a Roma ne avessi vista una, Silvano, di donne. Una! Una donna avessi vista. Una! La sera qui faccio lo scemo con le clienti, no? Con le donne qui del ristorante, no? Così, perché tanto lo so che nessuna mi guarda perché sono brutto come un rospo. Ma non questa sei è la brutto, verità. È brutto. Vai, vai. Ma no, che non è brutto. Sono brutto. Vedrai. Ma voi non siete brutti. Il guaio vostro è che siete ignoranti come capre, altro che rospi. Voi siete vuoti dentro. Io vi guardo, ma siete talmente vuoti che se io mi affaccio su di voi mi venga le vertigini. 8-0. Morissete tutti. Cerca di fare un po' meglio. Ciao Arturo, ciao Flora, buonanotte a tutti. Ciao. Andiamo domani. E non ci conterei troppo io. Possiamo fare un pochino di concentrazione, dico meno. Non è che... un po' d'attenzione, no? Azzica carta. A me chi? Porca puttana. Eh sì, abbia pazienza. Già ci stanno facendo un mazzo come un organo per il gioco, ti ricordi? Il gioco è una cosa seria, che ha bisogno di un regolamento, di una disciplina, di silenzio. Ecco, chi gioca e ancora di più chi sta a guardare a giocare deve fare silenzio. Deve stare zitto. Gli dica di stare zitto. È tutta la sera che glielo dico. Che c'è? Qua. Scopa! Brava. Ma è colpa mia. Ah, perché non sono io coi miei pastori? Scusa, padre, insomma, è una cosa. Buonasera. Stia attento. E mi dispiace sempre. Ah! Scusi tanto, signora Flora, con tutta la stima. Lei c'ha un culo che non si è visto mai. Vabbè, ma lei tira tre. E che dovevo dire? La carta alta, la carta alta. La carta alta. Silenzio. Ah, tanto c'hai morco. Ho quello di piscicare così, richiedendo, ah? Oh, passò a me.
Ciao.